Dobbiamo muoverci, cioè purtroppo il pacifismo italiano è in crisi e bisogna che la gente si svegli veramente e si senta in piazza, perché questi governi obbediscono a quello che io chiamo il complesso militare industriale, non solo degli Stati Uniti, ma anche il nostro alla fine. Non possiamo accettarla perché ci porteranno da una guerra all'altra, hanno continuato a portarci di guerra in guerra. Basta! Ma davvero è talmente assurdo, per di più poi non si può più oggi fare guerra. Ha ragione Papa Francesco, in un contesto pieno di armi nucleari, batteriologiche, adesso c'è la cyberwar avanti, e il Papa Francesco ha detto che non c'è più nessuna guerra giusta, e lo condivido pienamente, perché il pericolo è il nucleare, cavoli, ma anche adesso tra due potenze nucleari, basta che tirino un po' più la corda e salta, e quindi questa è la gravità del momento. Una delle cose che ho proposto è una carovana, per esempio, che entri a Kiev, come ha fatto il grande vescovo Tonino Bello di Molfetta, che è entrato con la carovana, 500 carovanieri, beati costruttori di pace, c'era anche Monsignor Bettazzi, che era vescovo allora di Ivrea, sono entrati sotto le bombe, e avrà avuto un coraggio enorme. Abbiamo bisogno anche di gesti del genere, una carovana per esempio che attenti questo, inviterei non tanta gente, ma i presidenti delle varie conferenze episcopali d'Europa, guidati anche da Parolin, segretario di Stato, che entrino a Kiev e loro chiedono in nome a livello religioso, chiedendo anche il nome del Papa, basta con questa guerra, obbligare tutti a sedersi su un tavolo e arrivare a una mediazione, cavolo, non c'è, ma rischiamo una guerra nucleare per che cosa? Per la neutralità o altro della mamma, davvero è pazzia totale la nostra. La sinistra è schierata totalmente per la guerra, ma siamo impazziti. Ormai in Parlamento non c'è più una voce critica seria, un partito che porti avanti qualcosa del genere. Sono tutti schierati, come anche negli Stati Uniti, quando c'è guerra su tutti, tutto il congresso è solidale. Ma davvero siamo all'assurdo. Mentre davvero abbiamo bisogno di voci di forti che gridino. Per fortuna che c'è Papa Francesco, che secondo me, oltre che Papa, è un profeta, e penso che sia anche l'unico leader mondiale che oggi abbiamo, serio, leader mondiale serio, che minimamente ci fa ragionare e dire quanto siamo pazzi in tutto questo.